Salve a tutti ragazzi, vostro Lee. Ragazzi, in questo nuovo video parleremo di hardware, della componentistica del computer. Oggi iniziamo con gli hard disk. L'hard disk è un'unità di archiviazione di massa che usa dei dischi magnetici per salvare i nostri dati, siano essi sistema operativo, musica, foto, immagini, programmi, tutto. Adesso ne vedremo l'interno. Allora ragazzi, sia ben chiaro, io sto aprendo questo hard disk perché è rotto, non funziona. Se aprite un hard disk, ragazzi, al suo interno entrerà della polvere e che potrebbe danneggiare il disco magnetico e la testina magnetica, quindi non lo aprite. Ripeto, io questo hard disk l'ho aperto perché è rotto, non funziona. Allora, vediamo com'è composto. La cover superiore, questo qua ragazzi è un hard disk da 3 pollici e mezzo per i computer fissi, questo qua è da 2,5 per i computer portatili. Esistono anche da 1,8 pollici che sono ancora più piccoli, generalmente vengono usati negli ultrabook. Anche gli SSD, di cui parlerò nei successivi video, sono da 2,5. Allora, vediamo com'è composto. Ragazzi, abbiamo due motori, uno qui e uno qui. Questo motore qui, allora, fa muovere la lentina. Questa qua, ragazzi, non so se si vede, è la lentina che si muove sul disco. E qui abbiamo un altro motore che fa muovere questi, che sono dei piatti magnetici. Vedete? Così girano. Ragazzi, come funziona l'hard disk? Praticamente, quando noi vogliamo scrivere o leggere dei dati, in questo motore fa girare i piatti magnetici e la testina magnetica si sposta sul disco fino a trovare i dati che a noi interessano per poi leggerli. Vediamo adesso l'interfaccia. Allora, ragazzi, questo qua è un hard disk SATA. Questo qua è il connettore, non so se si vede ragazzi, questo qua è grande, il connettore di alimentazione, questo qua piccolino è il connettore dati, appunto SATA, serialata. Ragazzi, ora parleremo delle specifiche tecniche di un hard disk, cioè tutti quei numerini che compaiono sugli hard disk. La prima cosa che salta all'occhio e che ci interessa è la capacità stessa dell'hard disk. Prendiamo ad esempio un hard disk di 500 GB. Molte persone si chiedono perché quel dato che noi troviamo sull'hard disk, 500 GB, non sia letto come tale dal computer, ma ad esempio troverà scritto 465 GB circa. Questo succede perché chi produce gli hard disk segna il valore decimale sull'hard disk, cioè 500 GB, mentre il computer, il sistema operativo, li legge in binario, quindi noi ci troveremo con dei gigabyte mancanti, che poi effettivamente mancanti non sono. Come facciamo noi a sapere quindi, quando acquistiamo un hard disk, quanto sarà effettivamente capiente? Ragazzi, c'è un semplicissimo calcolo da fare, cioè moltiplicare il numero, per esempio 500 GB, per 0,931. In questo modo avremo un valore abbastanza preciso di quanto sarà capiente il nostro hard disk. Un altro valore molto comune che troviamo scritto sull'hard disk è la velocità di rotazione dei piatti. Esistono dai 5004 per i 2,5, cioè quella dei notebook, esistono anche da 7200, ma sono un po' più rari da trovare. Poi 7200, che è lo standard per quelli là fissi, esistono anche questi da 5004. Poi esistono hard disk per elevate prestazioni, cioè 10.000 e anche 15.000 giri al minuto. Ovviamente, più lento è un disco, cioè quindi più il numero è piccolo, in questo caso 5004, meno consumerà, meno rumore farà, però sarà più lento. Viceversa, più elevato sarà questo numero, più sarà veloce, più consumerà, ma sarà anche molto molto più rumoroso. Per esempio, i Western Digital produce una serie chiamata Velociraptor a 10.000 giri al minuto. Sono molto molto veloci, ma sono anche abbastanza rumorosi. Un altro dato che ci interessa sapere di un hard disk è il buffer, chiamata cache del disco. A che cosa serve? Questo valore, partiamo dal presupposto che è diverso per i vari hard disk, può variare da pochi mega fino agli ultimi hard disk che arrivano anche a 64 mega. Vediamo a che cosa serve. Se noi per esempio apriamo un programma, il dato verrà letto dal disco, ma verrà salvato anche nella cache del disco. Questo che cosa significa? Che se noi chiudiamo il programma e lo vogliamo riaprire, il programma non dovrà ricercarlo nel disco, ma lo leggerà dalla cache, che è molto più veloce del disco magnetico, quindi il programma partirà molto più velocemente. Questo serve ad esempio se dei programmi caricano spesso sempre gli stessi file, invece di leggerli continuamente dal disco, li leggerà dalla cache, che ripeto è molto più veloce.
un altro valore che ci interessa. Questo però, ragazzi, vale più per gli SSD che per gli hard disk. Degli SSD ne parlerò nelle prossime, diciamo, puntate, nei prossimi video. E questo hard disk, come già detto, è SATA, la velocità SATA 2 o SATA 3, oppure SATA 3 GB al secondo, gigabit al secondo per il SATA 2, oppure SATA 6 GB al secondo per il SATA 3. Questa, ragazzi, è la velocità di trasmissione dei dati. Cioè, questo connettore SATA a che velocità può portare i dati? Non ci sono hard disk in commercio che riescono a saturare la banda del SATA 2 o SATA 3 gigabit al secondo, perché gli hard disk comunque sono molto molto più lenti rispetto a un SSD. Infatti, quando si trova scritto su un hard disk meccanico SATA 3, vuol dire che solamente supporta quella velocità, ma non riuscirà mai a saturare la banda disponibile, essendo, ripeto, l'hard disk meccanico molto più lento di un hard disk SSD. Ragazzi, sempre continuando a parlare di hard disk, adesso parliamo del RAID. Il RAID è una cosa che non tutti conoscono e non tutti usano. Allora, il RAID è una sigla che significa Redundant Array of Inexpensive Disk, oppure al posto di Inexpensive of Independent Disk. Che cos'è, a che cosa serve e prima come veniva usato? Allora, ragazzi, prima il RAID... Allora, partiamo dal presupposto, che cos'è un RAID? Il RAID significa mettere più hard disk insieme per... In questo caso, ad esempio, noi parleremo solo del RAID 1 e il RAID 0. Il RAID 0 a che cosa serve? Mettere insieme più hard disk, magari di piccolo taglio, diversi, si mettono insieme, si collegano tutti quanti insieme, si avrà come risultato la somma della capienza di questi hard disk e si avrà, ovviamente si avranno maggiori benefici in termini di velocità, dato che tutti i dati del sistema operativo verranno divisi sui vari dischi, quindi ogni disco cercherà una parte dei dati, se per esempio noi vogliamo far partire un programma, quindi sarà molto più veloce la lettura. Però sarà anche molto più facile la rottura e la perdita di tutti i dati. Questo perché il RAID 0, come ho già detto, viene usato per sommare la capienza e la velocità dei vari dischi, diciamo così. Questo però che cosa comporta? Ad esempio un'immagine, se noi abbiamo due dischi uguali a questo, no? Mettiamo 1 e 2, li mettiamo in RAID 0, l'immagine verrà salvata una parte sul primo disco e una parte sul secondo disco. Questo però che cosa comporta? Se uno degli hard disk dovesse rompersi, automaticamente tutto il contenuto dell'altro hard disk è perso. Questo perché una parte del file è scritta da una parte e una parte dall'altro. Questo assicura ovviamente maggiori prestazioni, però è molto rischioso in termini di sicurezza, perché come ho già detto, se un hard disk viene a mancare, l'altro è inutile, è inutilizzabile. Bisogna semplicemente formattarlo e usarlo come disco singolo. Viceversa, il RAID 1 viene chiamato mirroring, cioè abbiamo un hard disk e ne abbiamo un altro di capienza uguale o superiore, non minore. Che cosa fa? Quando noi scriviamo per esempio dei dati su questo hard disk, mettiamo per esempio musica, foto, verrà creata un'esatta copia di questo hard disk sull'altro hard disk. Quindi se uno dei due si rompe, abbiamo l'altro hard disk come copia di backup. Questo, ragazzi, serve più per la sicurezza dei dati. Infatti tutto quello che verrà fatto su questo hard disk verrà replicato esattamente sull'altro hard disk. Ragazzi, prima vi stavo dicendo come veniva usato nel passato. Prima veniva chiamato Redundant Array of Inexpensive Disk, perché si prendevano tanti dischi, magari piccoli, lenti, si mettevano tutti quanti insieme in un RAID 0 in modo da formare un unico disco virtuale molto più grande e molto più veloce. Questo serviva per usare appunto quegli hard disk piccolini e inutilizzati, si mettevano tutti quanti insieme per non buttarli via. Ragazzi, adesso parleremo degli hard disk che vi consiglio. Vi consiglio più che altro un marchio che uso io da una vita, mi sono sempre trovato bene, ragazzi, i Western Digital. Voglio consigliarvi vari hard disk per vari scopi. La Western Digital produce vari tipi di hard disk, ad esempio l'ultima serie sono i Caviar Green, Blue, Black e i Velociraptor.
I Caviar Green sono hard disk molto lenti fatti per lo storage, infatti sono molto molto capienti. Che cos'è lo storage? Significa archiviare i dati. Se noi abbiamo per esempio tante foto, film, musica, giochi, li possiamo conservare in un Caviar Green. È fatto apposta, ragazzi, per conservare i dati. Abbiamo poi il Caviar Blue, che è una proposta, diciamo così, generale. Per diciamo il classico utente medio vuole conservare la musica, i film sullo stesso hard disk, però vuole anche usarlo come sistema operativo e diciamo per usare il computer normalmente. Poi abbiamo i Caviar Black, sono fatti apposta per essere molto molto veloci, infatti sono molto più veloci di un Caviar Blue o di un Caviar Green. Vengono usati da chi vuole avere un computer più veloce, però senza avere un hard disk molto rumoroso. Esistono poi, già ne ho parlato prima, i Velociraptor. Ragazzi, sono degli hard disk estremamente veloci, però sono anche molto rumorosi. Vengono usati da chi vuole le massime prestazioni da un hard disk meccanico. Ragazzi, sia ben chiaro, quando io parlo di hard disk storage, per esempio il Caviar Green, voi potete anche usarlo per installare il sistema operativo e usarlo come hard disk normale. Solo che, diciamo, un caviar green è più lento di un caviar black, quindi avrete prestazioni minori nel sistema. Il sistema partirà un po' più lentamente, i programmi partiranno un po' più lentamente. Ciò non toglie che comunque voi questi hard disk potete usarli come volete. Potreste anche usare un Velociraptor come storage per salvare i vostri dati dal computer al Velociraptor nella maniera più rapida possibile. Solo che io non ve lo consiglio, vi consiglio di usare appunto gli hard disk per quello per cui sono fatti, quindi il Caviar Green per conservare i dati, i Caviar Blue come proposta generale, i Caviar Black per un'ottima velocità ma senza un eccessivo rumore e i Velociraptor per la massima velocità possibile a scapito di una rumorosità maggiore rispetto ai Caviar Black. Ragazzi, per quanto riguarda gli hard disk meccanici è tutto, spero di esservi stato utile, spero che il video sia stato semplice da comprendere. E ci becchiamo al prossimo video. Bye bye.